Ok, pace del Signore, che Gesù Cristo vi benedica. Noi ringraziamo sempre il Signore per questa opportunità che abbiamo ancora stasera di condividere la parola del Signore con tutti i fratelli in Italia e anche nel mondo. Che l'onore sia veramente per nostro Signore Gesù Cristo e ringraziamo sempre i fratelli che seguono anche questa trasmissione. Il Signore vi benedica grandemente. Ok, stasera vorrei esortare il popolo di Dio. Sapete, cari miei, quando parliamo con i fratelli, con le sorelle, alcuni hanno dei problemi. È vero che tutti abbiamo dei problemi, perché fino a che siamo su questa terra, i problemi arrivano, i problemi nascono, dopo i problemi anche spariscono. Ma tutti abbiamo dei problemi. Ma quello che vorrei toccare stasera è che quando parliamo con i fratelli o alcune sorelle, veramente vediamo che loro sono molto tristi. Alcuni sono veramente scoraggiati perché sono un po' confusi, non sanno cosa fare. Non sanno veramente come pregare. Alcuni non riescono a pregare, gli altri veramente non parlano neanche più della preghiera. Perché? Perché hanno dei disturbi, hanno dei problemi, hanno una difficoltà. E stasera vorrei dire a qualcuno veramente di contare sul Signore. Allora, l'argomento di stasera è: ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Ho imparato. È molto importante, carissimi, e siamo nel libro di Filippesi, capitolo 4, e leggeremo dal versetto 10 a 14. Amen. Ok, Filippesi, capitolo 4, da 10 a 14. La Bibbia dichiara: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato ed avere fame, e essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Carissimi, l'Apostolo Paolo ha voluto condividere la sua sofferenza, la sua gioia, la sua vita, insomma, con i fratelli, i filippesi. E ci ricordiamo che ogni volta che Paolo aveva bisogno, questi fratelli si mettevano insieme per dare la mano, per aiutare Paolo secondo le loro possibilità. E secondo il testo biblico, cari miei, qui diciamo che sono passati 10 anni, quasi 11 anni, che i fratelli filippesi non sono riusciti a dare la mano a Paolo anche quando aveva bisogno, perché non avevano nulla. Perché anche loro si trovavano in alcune situazioni molto difficili. E quando hanno incontrato Paolo, e veramente l'hanno dato una mano per quello che riguarda i suoi bisogni, Paolo è stato nella gioia. Paolo ha riconosciuto quello che loro hanno fatto per lui, e Paolo ha ringraziato molto i fratelli, i filippesi. Per dire che quando qualcuno anche ti aiuta, è molto importante riconoscere e
ringraziare quella persona. Un figlio di Dio deve sempre, sempre, sempre ringraziare il suo prossimo quando ha ricevuto qualcosa. È importante. Ma chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti. Allora qua la Bibbia dichiara che Paolo, nella sua missione, ha mandato veramente questa comunicazione ai fratelli, uno per ringraziare questi fratelli e secondo per dire ai fratelli che veramente lui ha imparato a accontentarsi dello stato nel cui lui si trovava. Allora, cosa vogliamo dire ai fratelli stasera? Cosa vogliamo dire alla Chiesa stasera? Gesù è con noi, è vero. Il Signore è sempre stato con il suo popolo. Il Signore non ha mai abbandonato il suo popolo. Ma carissimi, quello che dobbiamo capire è che nella nostra vita, nel nostro cammino spirituale o nella nostra vita di ogni giorno, possiamo incontrare dei problemi. Incontreremo difficoltà. Può essere a livello della nostra salute, può essere anche una mancanza di soldi, può essere mancare il materiale, mancare un lavoro, mancare tante cose, cari miei. Ma non voglio dire che quando un figlio di Dio si trova in difficoltà, allora Dio non è più con lui, il Signore l'ha abbandonato. Ieri il Signore ha provveduto. Ieri il Signore è stato sempre presente e ti ha dato quello che tu avevi bisogno. E magari oggi sei in difficoltà. Non riesci ad andare avanti, magari non riesci neanche a trovare un pezzo di pane per mangiare. Vorrei dire a qualcuno di fare come Paolo. E Paolo sta dicendo qua, poiché ho imparato a accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Paolo ha imparato. Paolo non ha accettato questa condizione. Paolo poteva dire no, ok, tanto tutti i cristiani soffrono, allora io sto soffrendo, va bene, no. Ma Paolo sta dicendo ho imparato. E stasera, carissimi, davanti a qualsiasi difficoltà che uno può avere, dobbiamo imparare a accontentarsi, cari miei, dello stato in cui noi ci troviamo. Per dire che dobbiamo sempre contare sul Signore. Imparare vuol dire impegnarsi. Imparare vuol dire accettare e contare anche sul Signore. Un giorno parlavo con un fratello che era in difficoltà. E questo fratello non voleva accettare. Perché secondo lui un cristiano non può vivere una situazione difficile. Un cristiano non può incontrare difficoltà, anche malattia. Ho detto no, carissimo, un figlio di Dio è un essere umano come tutti. Un figlio di Dio è un uomo come tutti, una donna come tutti. Dobbiamo imparare a accettare alcune situazioni che noi attraversiamo. Non lo so se stasera, forse stai attraversando un periodo molto difficile, perché manchi la salute. C'è una malattia che sta turbando il tuo cuore. O sei in difficoltà a livello finanziario. Sei in difficoltà a livello del tuo lavoro. Carissimi, dobbiamo imparare a accontentarsi. È importante, cari miei, per dire con il poco che tu hai oggi. Forse ieri aveva tanto. Oggi ha un poco. Devi ringraziare il Signore. Dobbiamo ringraziare il Signore, carissimi. È molto importante, perché chi non accetta questa è la sua situazione, chi non accetta la sua difficoltà, comincerà ad accusare Dio. Quanti fratelli in Cristo accusano il Signore quando sono in difficoltà? Quanti servi di Dio si lamentano davanti al Signore mentre sono in difficoltà? In ogni cosa dobbiamo ringraziare Dio. In ogni cosa dobbiamo pregare e chiedere al Signore di aiutarci, ma non trattare duramente Dio. Sì, cari miei, mi dispiace dirlo, ma perché abbiamo già visto dei fratelli, delle sorelle, a causa di loro situazione difficile, accusare Dio, trattare duramente Dio.
Qualcuno poteva dire anche un giorno: ah no, io non sono più figlio di Dio, perché io non riesco a capire perché il Signore non fa niente per me, perché il Signore non interviene. Ho detto: ma caro mio, hai la vita. Molti si trovano ancora nel camera mortuale, ma tu hai la vita. Stamattina hai fatto la colazione, anche se non è quello che tu volevi avere come cibo, ma almeno qualcosa ce l'hai avuto. Ma se noi vogliamo guardare in un altro paese, in un altro continente, magari c'è qualcuno che non ha ancora mangiato. Già 3 giorni che quella persona non ha ancora mangiato. Ho visto dei bambini mangiare argile, perché non avevano un pezzo di pane per mangiare. Ma questi bambini sono ancora in vita. Carissimi, dobbiamo imparare ad accontentarci. Alleluia. Anche con il poco che noi riceviamo, con il poco che noi abbiamo oggi, dobbiamo sempre ringraziare il Signore, carissimi. Perché essere un figlio di Dio non vuol dire che tutto andrà liscio liscio. Non vuol dire che tu non incontrerai mai difficoltà. No, carissimi, ma dobbiamo imparare. Ecco perché mi piace molto questa parola. Imparare. Ho imparato, come Paolo diceva. Paolo è stato un uomo di Dio veramente molto grande. Il Signore ha lavorato con Paolo. Il Signore ha fatto tanti miracoli con Paolo, carissimi. Il sudore di Paolo guariva delle persone. L'ombra, come l'ombra di Pietro, guariva le persone. Ma hanno attraversato delle situazioni molto difficili nella loro vita. Anche loro hanno incontrato persecuzione, hanno incontrato afflizione, hanno incontrato dei problemi, cari miei. Se vogliamo guardare la vita di Giobbe, Giobbe era un uomo integro, un uomo molto ricco, un uomo con i bambini, con una moglie, un uomo veramente che non mancava nulla. A un certo punto, Giobbe è caduto nella depressione. Giobbe è caduto nella sofferenza. Ma Giobbe non ha mai abbandonato la mano di Dio. Giobbe è rimasto sempre con il Signore. È vero che a un certo punto della sua vita si è lamentato, ha maledetto anche il giorno della sua nascita. Ma Giobbe si è ripreso. E Giobbe ha detto al Signore: non avevo capito il perché. Ma sapete perché Giobbe ha sofferto molto così? Sapete perché Giobbe ha perso anche i suoi figli? Perché Dio aveva detto a Satana che quell'uomo sulla terra mi appartiene. Quell'uomo è la mia proprietà, sto parlando di Giobbe. Dio ti sta presentando anche davanti ai demoni come una persona fedele, come una persona di fiducia, come qualcuno che è degno di rappresentarlo su questa terra. Ma appena succede qualcosa, già tiri indietro o vuoi accusare Dio. Ma non sai nel mondo spirituale cosa sta succedendo. Giobbe non sapeva. Giobbe non sapeva che tra Dio e Satana, cari miei, c'era una guerra. E Dio ha detto a Satana, cari miei, per la prima volta che il Signore ha parlato con Satana: da dove vieni? E Satana ha detto: ero sulla terra a girare. E Dio l'ha detto: ma hai visto il mio figlio Giobbe? E Satana ha detto: sì, ho visto questo figlio. Ma Satana ha detto al Signore: togli tutto ciò che Giobbe ha e vedrai se quell'uomo non ti negherà, e vedrai se quell'uomo non ti abbandonerà. E il Signore ha detto: vai, togli tutto, io ti do il permesso di togliere tutto, ma non toccare alla sua vita. Ma Giobbe non sapeva questa cosa. Giobbe non sapeva nulla. Carissimi, ogni cosa coopera al bene di chiunque ama il Signore. Ecco perché stasera il Signore sta dicendo a qualcuno: impariamo. Dobbiamo imparare a conoscerlo. Dobbiamo imparare a camminare con Lui. Dobbiamo imparare a sapere chi è il nostro Dio.
che il Signore veramente benedica il suo popolo. Paolo ha sofferto molto. Paolo ha incontrato difficoltà. Paolo aveva bisogno anche dei fratelli, perché nel versetto 14 Paolo sta dicendo: tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Sì, è vero che mentre stiamo soffrendo, mentre abbiamo dei problemi, abbiamo anche bisogno di un'assistenza della parte dei fratelli. Abbiamo bisogno di una visita dei fratelli, è vero, perché siamo umani. Ma carissimi, come qualcuno poteva dire nella parola di Dio, la tua presenza mi basta. Alleluia, gloria a Dio, la tua presenza mi basta. Anche se non riceve nessuna assistenza dalla parte dei fratelli, anche se capita, cari miei, che nessuno ti chiama mentre stai attraversando una tempesta, un momento difficile, anche se capita che nessuno ti guarda, ma la presenza del Signore ti basta, perché con la presenza del Signore possiamo fare tante cose. Ecco perché questo uomo di Dio sta dicendo qua, alleluia, parlo di Paolo sempre, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa. Cari miei, quando Gesù Cristo fortifica il suo figlio, quello figlio può fare tutto. Avrà la forza per superare ogni prova. Avrà la forza per vincere, cari miei. Alleluia. Fino a che Gesù Cristo è con te, tu non morirai. Anche se questa malattia è stata dichiarata una malattia che uccide le persone, anche se la tua condizione, secondo l'essere umano, secondo il mondo, questa condizione ti metterà KO. Ma io ti sto dicendo, nell'amore del Signore, che se il Signore è con te, se il Signore ti fortifica, questa malattia non potrà fare nulla nella tua vita. Sì, cari miei. Oh Gesù, gloria a te Padre. La tua sofferenza non ti manderà nella tomba, ma Gesù Cristo ha vinto. Gesù ha vinto. Gesù Cristo ha vinto. Dobbiamo capire questa cosa. Ma una cosa che si impara, dobbiamo imparare. Ieri stavi bene, oggi stai male, devi ringraziare il Signore e accontentarti, alleluia, dello stato in cui ti trovi. Non lamentarti, no, non cominciare a dire al Signore, tu devi fare così, tu devi fare così, no, ma tu devi pregare e dire al Signore, eccomi, sono sempre qua, perché io non mollerò mai. Amen. È meglio non mollare, carissimi, non abbandonare la mano del Signore. È meglio, cari miei, non tirarti indietro, perché il nostro Dio è meraviglioso. Il nostro Dio vede, come il fratello che mi ha preceduto diceva, il Signore ti vede. Alleluia. Gesù Cristo sa dove ti trovi. Gesù Cristo sa cosa hai come situazione. Gesù Cristo sa cosa stai attraversando. Cosa sta attraversando la tua famiglia. Gesù Cristo conosce il problema della tua famiglia, dei tuoi figli, del tuo marito, della tua donna. Gesù sa. E Paolo ha scritto nel libro di Romani, capitolo 8. Il versetto 35 a 36, che vorrei leggere per qualcuno. Carissimi, in Cristo siamo vincitori. Alleluia. In Cristo siamo vincitori. Non dobbiamo abbandonare le mani del Signore perché stiamo soffrendo. Non dobbiamo abbandonare la presenza, cari miei, dei fratelli, delle sorelle, della tua comunità, perché stai male. No. Paolo poteva dire, siamo nel libro di Romani, capitolo 8, da versetto 35 a 36. Ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci separerà? Qui parliamo di una persona, ma parliamo anche di una condizione, di una situazione.
Alleluia. Chi ci separerà? Separare vuol dire allontanare. Alleluia. Chi può allontanare un figlio di Dio dalla presenza del suo papà? Chi lo può fare? Nessuno. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? E Paolo sta andando avanti dicendo, alleluia, ma sarà forse la tribolazione? Sarà forse la tribolazione? La tribolazione è una tempesta nella tua vita. La tribolazione, cari miei, alleluia, sono gli insulti, il maltrattamento, alleluia. Nessuno ti rispetta, mentre tu hai rispetto per gli altri, ma nessuno ti rispetta. Questa è una tribolazione. Sei stato rigettata dal marito, sei stato rigettato dalla moglie, dai genitori, dalla famiglia, dai colleghi di lavoro, dai tuoi amici. Paolo sta dicendo, chi ci separerà dall'amore del Signore? Gesù Cristo è stato il primo ad amare l'essere umano. È Dio che è stato il primo ad amare. Se noi possiamo amare il nostro prossimo, è semplicemente perché abbiamo l'amore di Dio in noi, nel nostro cuore. Perché chi non ha l'amore di Dio nel suo cuore non può mai amare il suo prossimo. È impossibile, cari miei. Alleluia. Oggi il mondo ama il mondo ipocrita. L'amore non c'entra nulla con l'ipocrisia. L'amore è veramente un dono del Signore Gesù. Amen. L'amore è un dono, cari miei. Non è permesso a qualsiasi persona di amare il suo prossimo. Alleluia. Oggi la gente fa finta di amare, ma no, questo è un amore falso. Ma l'amore di Gesù sopporta anche il suo prossimo. Chi ci separerà dell'amore di Cristo Gesù? Ma sarà forse la tribolazione? No. No, no, no. L'angoscia? No. L'angoscia. La depressione, cari miei. Sapete quante persone sono depresse? Sapete quante persone soffrono della depressione? Perché non sanno accontentarsi della loro condizione. Un figlio di Dio deve lasciare tutto nelle mani del Signore Gesù. Un figlio di Dio deve dire al Signore, solo tu puoi stabilire il tuo regno nel mio cuore. La depressione non è per te, caro mio. Cara mia, la depressione non è per te. La mandiamo via nel nome potente di Gesù. Mandiamo questa depressione via nel nome potente di Gesù. L'angoscia, la persecuzione, gli apostoli sono stati persecutati, cari miei. I figli di Dio sono persecutati, cari miei, su questa terra. E Gesù l'ha detto nel Matteo 24. Alleluia. Che chi prenderà la decisione di seguirlo sarà persecutato. Il Signore l'ha detto, cari miei, per avvertire, per informarci. Alleluia. Gloria a te, Padre. La persecuzione? No. Ma la fame? Avete visto qui, cari miei? Per dire che la fame allontana i figli di Dio o separa i figli di Dio, alleluia, dal loro Padre Gesù. Dobbiamo stare molto attenti su queste cose. Quando parliamo della fame, cari miei, possiamo parlare anche della perdita del lavoro. Quando uno ha perso il lavoro, non deve cadere nella depressione. No, caro mio, è il Signore che provvede. Il Signore ti darà un altro lavoro. Alleluia, gloria a te, Padre. Il Signore ti darà un'altra occasione, un'altra possibilità. Perché chiunque segue il Signore non sarà mai confuso. E Paolo sta dicendo qua, sta nominando, sta toccando le cose che possono separare l'essere umano dal suo creatore. La fame,
la nudità. O cosa devo prendere? Ho solo due camicie. Non ho più niente. E mi vergogno perché la gente mi vede sempre con due camicie. Allora, come faccio? Oh no, non posso. Una volta un fratello diceva, no, non riesco ad andare in chiesa perché non ho nulla da mettere. Quello che avevo, ci ho già messo addosso, sono già dato. E non lo so come la gente mi guarderà. Cari miei, in chiesa andiamo per adorare il Signore. Alleluia. Non per fare il top modello. Andiamo in chiesa per adorare. Il Signore poteva dire, l'ora viene dove i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e in verità. Quando ci incontriamo, quando ci vediamo, è per adorare, cari miei. Alleluia, gloria a te, Padre. È importante. Dobbiamo imparare a accontentarci. Perché oggi l'abito è diventato una cosa veramente, amen, che tocca il cuore di tante persone. Amen. Mi serve una giacca cravata così per andare a adorare. No, cari miei, il poco che il Signore ha permesso, vai a adorare. È il tuo cuore che Gesù Cristo sta cercando. È il tuo cuore che Gesù vuole vedere. Non è quello che tu hai messo addosso. Non è l'abito, cari miei. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. La nudità? No. Questa cosa non può mai allontanarci o separarci dalla presenza del Signore. Il pericolo. Carissimi, quanti pericoli sono davanti a noi? Il pericolo. La malattia può essere per te un pericolo. Amen. Il disturbo può essere per te un pericolo. Amen. Ti hanno rigettato. Questa cosa può costituire un pericolo nella tua vita. Ma no, non lasciare il pericolo prendere il posto del Signore nella tua vita. No, no, no. Perché Gesù ha vinto il pericolo. Gesù ha vinto il pericolo. Alleluia, gloria a te, Padre. Sulla croce Gesù ha vinto il pericolo. Non lasciare il pericolo prendere il posto di Dio nel nostro cuore. La spada, un'altra cosa che allontana veramente i figli di Dio dalla presenza del Signore. La spada, sapete, la spada fa male. La spada uccide. Quando parliamo della spada, il Signore mi fa vedere la guerra. Amen. La guerra, la criminalità, le cose che fanno paura, cari miei. Ho paura di uscire, per andare a adorare, perché ci sono dei ladri, perché ci sono dei criminali. Cari miei, la spada, Gesù ha vinto la spada. La spada può essere anche il peccato. La spada può essere una minaccia della parte di Satana, dei demoni. Alleluia. La spada non ti devi mai allontanare dalla presenza del Signore. Amen. È importante, carissimo. Anche se sei stata abbandonata, sei stato abbandonato, l'abbandono può costituire una spada nella tua vita, per dire una cosa che ti fa molto male. Ogni volta che tu ti ricordi veramente, beh, questo problema diventa nella tua vita come una spada che ti fa sempre male, una spada che ti vuole uccidere. No, caro mio, lasciamo tutto nelle mani del Signore Gesù. È importante non lasciare la spada separare l'amore di Dio. Non lasciare la spada separarti dall'amore di Dio. Amen. Per dire la presenza del Signore. E per finire qua al versetto 36, la Bibbia dichiara, come è scritto, per amore di te stiamo messi a morte. Alleluia. Tutto il giorno siamo stati considerati come pecore da macello. Siamo considerati come pecore da macello. Non pecore da coccolare, ma pecore da macello.
sarete odiati, sarete maltrattati, insultati per Gesù Cristo, a causa del nome del Signore. Ma carissimi, dobbiamo resistere, dobbiamo perseverare, perché il Signore Gesù sta tornando. Alleluia. Oh, la nostra gioia è il ritorno di Cristo Gesù. Quando vedi tutta questa sofferenza, quando vedi quello che sta succedendo a casa tua, alleluia, nel tuo ministero, nella tua vita, ma caro mio, per dimenticare questa sofferenza, ci dobbiamo ricordare sempre una cosa: il ritorno di Gesù Cristo, perché il Maestro sta tornando. Il nostro Maestro è vicino e sta dicendo: perseverate ancora, resistete ancora, perché fra poco vi prenderò con me e andremo a casa nostra. Carissimi, siamo stranieri su questa terra. Ecco perché incontriamo queste difficoltà. Quando uno è straniero da qualche parte, da una nazione, beh, devi accettare tutte le sofferenze, perché non siamo a casa nostra. Alleluia. La casa nostra è lì su, nel cielo. Il Signore ha detto: io me ne vado, ma vado a prepararvi un posto. Ciascuno avrà il suo posto, ma per adesso io vi lascio qua su questa terra per portare il mio Vangelo, per portare la mia testimonianza e per testimoniare che veramente io ho vinto il mondo, ho vinto l'opera del diavolo, ho vinto Satana. Alleluia. E con la mia parola le persone possono entrare in queste abitazioni che io ho preparato per loro. Carissimi nel Signore, non dobbiamo lasciare nessuno separarci dall'amore del Signore. Ecco perché ognuno deve imparare a accontentarsi del poco che il Signore ti ha dato. C'è una malattia nella tua vita, stiamo pregando per te e vogliamo pregare adesso per te, ma dirti: se Dio ha permesso, tu devi accettare la tua condizione e ogni giorno chiedere al Signore: mi guarisci, Padre, perché ho bisogno di te. Ho bisogno di vedere la tua gloria. Ho bisogno di te, non abbandonarmi. Oh Padre, stasera voglio rimettere ciascuno nelle tue mani. Padre, tu conosci ogni persona che sta seguendo questa diretta. Intervieni, fai qualcosa. Togli ogni disturbo, ogni malattia, ogni tempesta, e la vittoria sarà sempre nel nostro cuore, nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen.